Vorrei invitarvi a interiorizzare queste parole meravigliose. Grazie, grazie. Vorrei iniziare leggendo questa parte nell'ultimo rigo, nelle ultime righe. Per favore, ascoltatele attentamente. Ogni pianta che non è stata piantata dal Padre mio celeste sarà sradicata. Ebbene, senza offesa, vorrei farvi notare che la gran parte delle attività cosiddette spirituali consistono nel piantare tu la tua pianticella e non lasciare che accada da sé. Ogni pianta che non è stata piantata dal mio Padre Celeste sarà sradicata, perché non è veramente forte, perché è stata piantata dall'ego, non dallo spirito, o per usare un altro linguaggio, è costruita sulla sabbia, non sulla roccia. Quindi di nuovo vorrei porre l'attenzione su questo fatto fondamentale che spero ogni persona qui presente intuisca, e cioè nella nuova, antichissima coscienza emergente, qualcosa accade attraverso noi e non dipende da ciò che noi vogliamo, dalle piante che noi vogliamo piantare. Piuttosto, quando siamo abbastanza maturi, qualcuno può aiutarmi perché il microfono fischia, io non me ne intendo e credo che non seguiate bene con i fischi. Ah, grazie, magnifico, bellissimo, grazie. Non so se era un microfono jack che fischiasse a quel punto. Allora, praticamente tantissime attività, attirare ricchezza, attirare denaro, attirare amore nella vita, usare della psicomagia, alcune persone mi parlano di questo termine, è sempre prima elementare, sempre seconda elementare, perché siete voi che piantate le piante. È un vostro sforzo, decidete quello che volete e vi impegnate per realizzarlo. Esistono molte persone, qualcuno se ne deve occupare, io non me ne intendo, non mi indicate, fate, io non capisco, devo andare più dietro, dietro la casa, mi metto qui, dietro la casa, che l'altra del microfono da fastidio, sono un minaggio, sono rilassato, quindi devo rimanere qui, ah, posso camminare così, ok. Adesso sì che sono tranquillo, grazie. Per favore ridete ma ascoltate, perché vi si vuole trasmettere qualcosa che è più del grande, è immenso. Ora leggiamo la prima parte di queste parole, spesso secondo me poco comprese profondamente. Ascoltate e intendete, che bello. Notate che Gesù non dice soltanto ascoltate. Da secoli molti cristiani, nel migliore dei casi, ascoltano soltanto, ma non intendono. Cioè non hanno coscienza di quello che viene detto, non diventa un insegnamento più indietro. Ah, fischia così. Io non capisco niente di questo, no. Così non fischi, a voi mi indicate ma io non vi capisco, ok, io continuo, ok, per fuori ascoltate, non fa niente, il microfono, ok, ce li ho perché qualcuno mi ha messi, scusatemi, ok, va bene, vediamo se funziona, ascoltate e intendete, già questa frase è meravigliosa e lascia intendere che non intendi. Ok, cioè che normalmente noi ascoltiamo soltanto. Probabilmente Gesù aveva dei grandi problemi con delle persone che ascoltavano soltanto nel migliore dei casi, ma non usavano ciò che ascoltavano per andare a un livello più profondo di coscienza, il che, ripeto, che è il senso dell'autentica religione. Ok, giungere a quello che gli orientali chiamano illuminazione, no? O quello che i cristiani chiamano realizzazione divina, no?
molto semplicemente, e non solo ascoltare delle parole belle. Quindi già 2000 anni fa, forse anche prima, per esempio Gautama il Buddha, o forse anche prima Krishna, no? Già anni fa, molti anni fa, c'era questo grande problema. Ascolta la frase successiva. Non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo. Vedete, questa frase è molto sottile. E oggi vorrei parlare e un po' farvi notare che qui c'è un insegnamento pratico. Prima cosa, stiamo parlando delle aure e stiamo parlando dei corpi sottili. Prima però, devo invitarvi all'attenzione. Ci siete? Piedi nelle scarpe se l'avete, se non avete ancora tirato a qualcuno. Attenzione, presenza, se no diventa tutto il più bla bla bla, cioè ascoltare senza intendere. A mio avviso, questa è un'interpretazione personale che non dovete prendere sul serio, ma soltanto come un eventuale spunto, qui Gesù, a differenza di altre volte, si sta rivolgendo a degli iniziati, che sono probabilmente i propri allievi e che sono già molto evoluti. Infatti non sapete che spesso si considera questo fatto che i propri allievi fossero solo un esattore delle tasse, un pescatore. Ma in realtà quegli esseri, mi viene detto solo un po' per scuotervi, in vite passate gli allievi di Gesù erano già immensi maestri. Altrimenti non potevano semplicemente essere così vicini a un essere di quella levatura. Si sarebbero bruciati, come se tu vai troppo vicino al sole. Quindi quelli che in una vita scelsero di nascere una vita semplice proprio per stare al fianco del maestro dei maestri, erano già in altre vite esseri evolutissimi, ed è per questo che potevano ricevere un insegnamento, diciamo così, nella porta piccola, più sottile, come dice il Vangelo, ma a loro spiegava ogni parabola, no? Cioè si lascia intendere che un po' a tutte le persone Gesù parlasse con una straordinaria profondità, ma anche semplicità, ma poi ad altri spiegava più nel dettaglio, probabilmente andando più nella profondità di un insegnamento esoterico, che è possibile che nei secoli è andato perduto e che nella nuova coscienza emergente stia ritornando. Faccio finta che non ci sei, ma t'ho visto. Okay. Non quello che entra nella bocca rende impuro. Bene, che cos'è la bocca, cari amici? Certamente non è soltanto quella che io sto usando per parlare. La bocca nelle tradizioni esoteriche è più di questo, e noi abbiamo più bocche perché abbiamo più corpi, e ogni corpo ha una bocca. So che ci sono qua cinture nere d'esoterismo e non voglio andare troppo nei dettagli. Usate quella comprensione che vi aiuta ad andare oltre, non quella che vi appesantisce di informazioni spirituali ma che poi non vi trasforma. Noi abbiamo iniziato a vedere che avete delle aure, no? E che avete più corpi. Il corpo astrale, di cui a breve parleremo più nel dettaglio, il corpo mentale, il corpo causale, il corpo buddico, il corpo atmico, seguendo il linguaggio della teosofia, potrete usare vari linguaggi, ma quello che è importante è riscoprire queste antiche verità, anche con una mentalità sanamente scientifica, con intelligenza, non essendo dei creduloni, e considerare che tutti abbiamo più corpi e ogni corpo ha una bocca. Mi viene presentato con semplicità questo insegnamento, ma già che oggi stesso avrà una grande profondità, dovete essere molto presenti, altrimenti vi riempirà solo di sapere. Ok? Quindi, in queste parole non si sta parlando solo di ciò che entra e esce dalla bocca fisica. Per esempio una persona ha detto, oh, Gesù ha detto che quello che entra non è importante, me magno quello che mi pare. Ok, fate attenzione, perché questo può essere un comodo fraintendimento di parole estremamente più profonde di me magno la mortadella o me magno il pomodoro. Va bene, alcune persone, anche a ragione, sanno che i maestri antichi davano importanza all'alimentazione fisica, ma fanno l'errore di pensare che sia la sola alimentazione perché tu hai una sola bocca.
e quindi la loro giusta intuizione diventa parziale e relativa, perché non considerano le altre bocche di questa sera ci occuperemo. Allora, vi facevo notare che secondo le tradizioni esoteriche che dobbiamo riscoprire con intelligenza e senza essere dei creduloni, ma con spirito autenticamente scientifico, che non vuol dire non credere in niente, che non sia tramutabile in una formula, ma proprio quello spirito sano di ricerca e di intelligenza, no? Secondo le tradizioni esoteriche, che nella nuova coscienza emergente riscopriremo con sempre più acume e stupore, abbiamo più corpi e ogni corpo ha una bocca. Il corpo fisico si nutre di cibo solido o di cibo liquido, ma anche di respiro, di sole, di acqua, di pioggia, no? Se non nutro il corpo fisico muore. E così è per i corpi più sottili dell'uomo. Sono praticamente atrofizzati, perché noi pensiamo soltanto al nutrimento del corpo fisico, che sotto le feste arriverà anche in sovrappiù, ma non in senso spirituale. E anche va bene. Però, mentre nutriamo in sovrappiù un corpo fisico, altri corpi stanno morendo, perché non hanno nutrimento. E cioè mi spiegherò piano piano, e ci accorgeremo che in queste parole, per chi è pronto a coglierle, c'è uno straordinario insegnamento pratico, uno strumento, non qualcosa da dover credere, ma qualcosa da dover attuare. Perché innanzitutto ho detto che, a mio avviso, può essere un'opinione personale, e qui Gesù si sta rivolgendo a esseri molto avanzati. Faccio tutto da segnare, sono fischiate. Perché non è vero che quello che entra nella tua bocca non ti rende impuro. E se è vero, sei molto avanzato. Che cosa vuole dire? Faccio l'esempio del corpo più grossolano dopo quello fisico, che è, nelle tradizioni esoteriche, viene spesso chiamato corpo astrale. Il corpo astrale è la sede delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri. E di fatto, essendo sempre una società schiavo dei desideri, essendoci anche degli insegnamenti cosiddetti spirituali che ti fanno sempre desiderare e cercare di realizzare desideri, tu hai un corpo astrale, diciamo così, un po' viziato. E questo corpo astrale è deformato, perché tu dai troppa importanza ai tuoi desideri. E questo fa in modo che corpi più sottili non possano essere nutriti e illuminati, cioè nutriti come la storiella che abbiamo raccontato prima, acqua che annaffia le radici. Ok? Il corpo astrale mangia sentimenti ed emozioni emessi dagli altri, ma anche parole di biasimo, per esempio, critiche. E oggi vedremo che questo insegnamento aiuta, per chi è abbastanza pronto, a trasformare le critiche, le polemiche, chi dice cose dietro di voi, no? In bene, in luce, in illuminazione, cioè vera alchimia. Ma facciamo un passo alla volta, e forse potrete vedere la straordinarietà di quello che Gesù ha insegnato e di come forse lo dobbiamo riscoprire, e lo stiamo riscoprendo. Il corpo astrale si nutre, come il corpo fisico si nutre, di ciò che lo riguarda. Il corpo fisico è solido e si nutre di cibo solido o cibo liquido, che comunque è, diciamo così, materiale. Il corpo astrale, essendo un corpo fatto di emozioni, sentimenti, desideri, si nutre, ingoia, non tira fuori, si nutre dell'opinione che gli altri hanno di noi, di quello che dicono di noi, delle belle emozioni che possiamo vivere, oppure dei giudizi che ci colpiscono. Quindi se non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, se è così, devi essere un grande iniziato, perché vuol dire che le critiche altrui non ti toccano più quello che entra nella bocca astrale. O anche una persona che ti dice quanto sei bravo, quanto sei forte, vuol dire che comunque ne galleggi al di sopra. E ecco perché, è una mia opinione personale, qua Gesù non sta parlando al popolo comune, ma dei suoi allievi che sono già grandi maestri.
voglio spiegarmi meglio con questa storia, ed è la storia del Buddha. L'ho già raccontata ed è bellissima e ci aiuterà a capire che cosa vuol dire. Mi piace molto perché il Buddha aiuta a comprendere Gesù e viceversa. È bellissimo. Nella nuova coscienza emergente in futuro rideremo del fatto che alcuni erano buddisti e alcuni cristiani. Ci farà proprio ridere sta cosa. Ridere simpaticamente, no? Ok. Mentre un giorno insegnava Gautama il Buddha, un rabbino era invece nella terra di Gesù, un bramino si fece spazio, un po' goffamente, tra le persone sedute ad ascoltarlo, gli si avvicinò e gli sputò in faccia. No? Ovviamente, un po' come Pietro, che scatta su e taglia l'orecchio al centurione, ovviamente il Buddha aveva degli allievi, degli discepoli più calmi e altri più fuoco. Quelli che erano più fuoco, il Pietro di Gautama il Buddha, diciamo così, subito si erano pronti a scattare in piedi. Tu hai usato sputare in faccia il nostro maestro, che è un vero illuminato. Quindi la storia, la immagino, in cui Buddha invita le persone a essere calme, a non reagire come ha tantissimo insegnato, e semplicemente dice alla persona che gli ha sputato in faccia: hai qualcos'altro da dire? Questo bramino vuol dire uomo di Brahma, quindi uomo religioso, diciamo sacerdote, rimane colpitissimo dalla risposta del Buddha, che invece si aspettava l'immortacci tui, qualcosa del genere. È sanscrito, è una lingua antica, non pensate, non mi sbagliate. E pensava a una risposta del genere e rimane colpito dal fatto che il Buddha non reagisce. Probabilmente in quel momento ha un insight, un'intuizione del fatto che l'uomo che ha davanti è veramente straordinariamente andato oltre se stesso, perché i se stesso reagiscono, rosicano, si incazzano. Ok? Quindi non vede davanti a sé un maestro che fa: hai qualcos'altro da dire? Il che vorrebbe dire che il Buddha ha un po' rosicato, però la situazione fammi vedere che sono superiore. Sei ripresa alla fine, sei ripiato, ok? Invece è bellissima questa storia, perché questo bramino si accorge che ha appena fatto un gesto orrendo, ma se ne accorge grazie al fatto che l'ha fatto. Capite? Prima di sputare non poteva vedere la luce, l'illuminazione del Buddha. E il Buddha lo sa, ecco perché non è infastidito. In realtà il Buddha sa che quell'uomo aveva bisogno di sputare per vedere. Ed ecco da cosa è generata la compassione: dal vedere. Buddha vede, gli allievi intorno no. Vedono un'offesa, vedono un attacco, vedono una critica, vedono un capo religioso che attacca il loro maestro come fosse una guerra tra religioni, a Juve o a Roma. Ok? Ma Buddha vede, e vedendo ha compassione. E la compassione è: quest'uomo, se non mi avesse sputato, non potrebbe vedere, non potrebbe ricevere un insegnamento più alto. Capite? Ed ecco perché non è: hai qualcos'altro da dire? Ok? Cioè, per favore, fatemi un'immagine mentre ridete. Ridere non vuol dire prendere in giro, perché io amo questi maestri, ma li dobbiamo rirendere comprensibili, intuibili, se no se ne stanno su una nuvola e noi stiamo qua giù a soffrire, e non è quello che nessun maestro autentico vuole. Il Buddha ha questa profondissima capacità di vedere, lui stesso ha insegnato la visione profonda dentro alle cose, no? E quindi dice a questo sacerdote, a questo uomo religioso, a questo maestro, un po' come i rabbini, no? Che andavano da Gesù e lo criticavano spesso, no? Hai qualcos'altro da dire? In quel momento, solo in quel momento, il bramino si rende conto che ha fatto una cosa orrenda, perché l'uomo che è davanti è veramente un uomo della realizzazione superiore. Non ha visto rabbia, non ha visto un tic all'occhio, okay, non ha visto che ha allungato la mano sul cric, ma ha visto una pace profonda, un'imperturbabilità, la vera pace, la vera calma che in realtà lui sta cercando.
Ed è per questo che da tanti anni è religioso, perché cerca quella pace, ma ora vede nella persona che ha davanti quello che lui cerca e che la persona che ha davanti ha trovato. Quindi la storia è meravigliosa, perché è quella di un essere che si rende conto che tu hai quello che io cerco. Capite? E che cosa succede? Succede che scoppia a piangere, probabilmente digrigna i denti, ma qui la rabbia è contro se stesso per il gesto orrendo che ha appena fatto, e corre via. La storia non racconta quello che io penso essere la cosa successiva. Nei minuti successivi, un grande silenzio, in cui gli allievi intorno al Buddha, loro stessi interiorizzano la cosa appena accaduta e sintonizzano con la consapevolezza elevatissima del Buddha, che è rimasto imperturbato, in profonda pace. E la storia salta al giorno dopo, in cui il bramino viene dal Buddha e gli chiede di essere ammesso come suo allievo. Ok? Quindi Buddha, Gautama è il Buddha, non gli ha detto: vieni da me, ti do il diploma d'illuminazione, lascia quelli, vieni da me. Ok? Ha lasciato che qualcosa accadesse oltre se stesso. Vedete, sembra, alcuni buddisti arricceranno il naso. Questa è la grazia divina, no? Qualcos'altro ha fatto per il Buddha, e qualcos'altro ha fatto per quell'uomo che gli ha sputato. Gli è rimasto talmente scioccato dal gesto che ha fatto lui e talmente colpito dalla pace con cui il Buddha l'ha guardato e gli dice: hai qualcos'altro da dire? Come se lo sputo fosse comunicare comunque qualcosa che aveva dentro e non un atto di offesa. Poteva solo dare quello, perché era a quel livello, era nella rabbia. Ok? Quindi tornate per fuori a vedere questa storia, vedetela, come insegnava Tony De Mello. Cioè, meditatela, interiorizzatela, perché così ci insegna qualcosa, così ci fa vibrare. E quindi c'è quest'uomo che torna l'indomani e la storia dice che diventerà un grande Buddha, uno dei più avanzati allievi del Buddha stesso. È bellissimo. Pensate se invece quello gli sputava e Buddha gli sputava più forte da Buddha, te sputo da Buddha, te distruggo. Ok? Con tutti e tre i corpi gli sputa, con tutte e tre le bocche, ok? E invece è bellissima. Bene, ecco perché, conoscendo questa storia del Buddha, secondo me possiamo capire di più la storia che sta raccontando Gesù, ok? E la storia è: ciò che entra dalla tua bocca non ti renderà impuro. Cioè, le emozioni, la rabbia, chi ti sputa addosso, non ti può rendere impuro se tu non reagisci. Se tu non cadi in quel pendolo, se tu non cadi nel parlare male di chi ti parla male, se tu non cadi nello sputare a chi ti ha sputato, che voi riconoscerete velocemente nelle parole di porgi l'altra guancia, e non se te minano piadere tutte, che invece potrebbe essere insegnamento per i deboli, per gli sfigati, e potrebbe non essere l'insegnamento inteso da un grande maestro quale Gesù era, ed è, visto che festeggiamo il Natale. No? Allora, dal Buddha, per favore, torniamo al Vangelo e chiediamoci: perché per me non è così? Perché per me invece ciò che entra nella bocca del corpo astrale e ciò che entra nella bocca del corpo fisico, se io mangio una cosa variata, una cosa malsana, io sto male? E se io mangio male negli anni mi intossico? Questa cosa molto interessante. È possibile ci siano esseri talmente evoluti che possono anche mangiare fisicamente dei veleni, non esserne toccati? Sì, è possibile. Sono anche degli studi negli anni 70 interessanti, di cui oggi non vorrei parlare, sennò il Natale lo passiamo qua. Però se cercate su padre Google, come dice Grande Ballester, troverete delle cose interessantissime, anche negli anni 70. Ci furono degli studi in cui praticamente un personaggio molto noto diede delle pasticche di LSD a uno yogi e rimase sconvolto, perché lui con una pasticca se ne andava, non se ne andava in estasi, non fate questa piccola confusione, cadeva sotto la mente quella droga, entrava in stati psicotropici, ok?
E questo yogi, lui si avvicina e dice: posso dartene una? Fa: no, dammele tutte. A che lui si dice tituba, cioè non tituba, che è un po' bruttino, ma lui ha un po' un dubbio perché teme che ucciderà lo yogi. No? Se non sbaglio, Adolf Huxley, o Huxley che si voglia, fa Huxley perché era americano, non tedesco, che comunque Adolf Huxley che fa questo esperimento con l'LSD. E se non sbaglio gli dà 16 pasticche, tutte le cofanette, perché gli ne offre 3, lo yogi gli prende la pasticca e se le mangia tutte. E quello che le succede lo colpisce tantissimo. Lo yogi non fa una piega, non gli succede niente. Quando lì con una, non capiva più niente. E cadeva in uno stato di profondo torpore, in cui i drogati purtroppo cadono spesso. Quindi Adolf Huxley ci racconta questa storia di uno yogi che può ingerire fisicamente anche cose fortissime come le droghe in quantità assurde e non esserne toccato. Eppure l'insegnamento riguarda anche le altre bocche, lo dovete capire se camminate sulle vie iniziatiche. Come il Buddha non è drogato, ma riceve una fortissima offesa. Ok? Eppure quella pasticca, quell'offesa non gli fa nulla. Lì dove una pasticca molto più leggera, un'offesa molto più leggera, avrebbe fatto saltare su la gran parte delle persone, o perlomeno le avrebbe fatto digrignare i denti e li avrebbe fatti arrabbiare dentro, se non in un gesto esteriore. Ci sei? Bene. Per ora stiamo parlando del corpo fisico e del corpo astrale. Abbiamo visto che per il Buddha accade quello che dice Gesù, e che probabilmente questo accadeva anche per gli allievi di Gesù, a cui Gesù insegnava cose elevatissime, perché in altre vite erano già stati esseri elevatissimi loro stessi. Passo indietro, scusate. Però abbiamo un filmato che rappresenta non quello che accadeva al Buddha, non quello che accadeva agli allievi di Gesù, ma quello che accade a te. E non ti devi offendere. Guardalo e ridi, e ridendone prendine coscienza. Che di caccia gioia dall'altra, così niente, parliamo dei nostri problemi, noi ci confrontiamo, preghiamo, ascoltiamo della musica, no, eccetera. Ora vedi, l'altra sera, no, per esempio, ci è venuto spontaneo, cioè spogliarci completamente nudi, no, ed andarci a buttare nella piscina, no. Lo sento, ma lei non dice niente. Scusa Mario, noi ci troviamo qui per ascoltare, valutare con serenità, ma io direi anche con rispetto, perché io nel suo racconto ci trovo anche dei punti di estremo interesse. Prego. Ma interesse di chi? Ma interessa di che tutti dentro la piscina con sti cosi da fuori! Ma padre, ma vai via così, senza la casa, senza la famiglia! Che le mazza al culo! Hai se muovere a chiedere la posita! E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che facci? Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente! A me fascio? Io fascio? A socco io mica so comunista così, sa! So comunista così! Facciamo un applauso a Jack che ha scelto un pezzo d'artisti. Accendete le luci per favore. Non mi ricordavo che c'era proprio che gli aveva sputato in faccia al padre. Incredibile come tutto si collega. Veramente c'è una mano dietro che collega tutto. Diciamo che non l'ha presa proprio come Gautama il Buddha. Quindi io sto scherzando quando dico che è come ti comporti tu, però in un certo senso è vero. Magari non ti comporti così esteriormente, ma interiormente sì, c'è un'esplosione, ok? Cioè c'è una reazione. Una delle chiavi della Vipassana, da ragazzo andai in India e feci anche un ritiro lungo di Vipassana, e chi di voi anche la conosce, è proprio la radice dell'insegnamento, di uno degli insegnamenti meravigliosi del Buddha, che è la non reazione, e che a mio avviso è esattamente quello che il Buddha insegna in questa frase del Vangelo, che in uno spirito del Natale, che non è solo il panettone e volemose bene, ma è un andare dentro agli insegnamenti del Cristo per rinutrire la relazione da cui tutte le relazioni dipendono, ok? È quello di cui ci sta parlando. Ma serve un passo successivo, e cioè, ne parleremo meglio anche nei prossimi incontri, che anche grazie a Jack e a Steve potrete vedere anche in video, il corpo mentale.
il corpo mentale, mentre il corpo astrale è la sede delle emozioni, dei sentimenti, dei desideri, diciamo così, personali, il corpo mentale è la sede delle idee. E spesso, nella teosofia classica, che anche vi consiglio di approfondire, è diviso in due parti. Il corpo mentale basso, che è un po' la parte mentale che si nutre dei soliti pensieri, praticamente pensieri che noi condividiamo con una mente condivisa, i soliti pensieri, ma anche la mente inconscia che fa battere il cuore, ci fa respirare, fa morire delle cellule per un irrigomento cellulare, fa fare delle cose meravigliose senza che noi dobbiamo coscientemente pensarle. Questo piano mentale basso è il piano del solito pensiero, che in realtà non ha niente di creativo, ma è solo ripetitivo, e che però ci distingue dagli animali, che vivono più sereni di noi, perché non sono ancora, diciamo così, raggiunto questo piano mentale, che noi però usiamo male, come, diciamo, post-it di tutte le preoccupazioni e le cose che dovremmo fare e le cose che non vanno, e quanto non ci piacciamo, e quanto quello è stronzo, e così via. Questo piano mentale ha una bocca, perché se non avesse una bocca morirebbe, ed ha bisogno di nutrirsi, come tutti i corpi. D'accordo? Di che cosa si nutrirà? Si nutrirà, nella parte bassa, dei soliti pensieri, delle parole dette tanto per dirle, delle discorsi che potrete spesso sentire a un bar, ma dipende se andate al bar di Cucio o no, ok? Bar degli Illuminati è un'altra storia. Dei soliti discorsi che sentirete in TV, o magari dal parrucchiere, ma non da tutti i parrucchieri, ok? Ma in generale, nella sala d'attesa di un dentista, oltre Madonna mia, speriamo che me la cavo, ok? Quindi quel solito cianciare, come direbbe Manzoni, se vi piace la letteratura, che non è comunicare qualcosa di elevato, ma è piuttosto riempire lo spazio con dei suoni che chiamiamo parlare, ma che non è comunicarti qualcosa. Bene, questo nutrimento, quando è in basso, mi sporca. Quando è elevato, mi pulisce. Guardate questa immagine, una lampadina. Cercate di intuire, non troppo di capire. Una lampadina, scusate se usiamo immagini semplici, ma ci aiuta a capire in maniera semplicissima. Diciamo che quello che esce dalla bocca della lampadina, per favore usiamo questo linguaggio, seguitemi nel linguaggio, con buon senso e intelligenza, senza prendere troppo alla lettera, perché la lettera uccide, lo spirito vivifica, dice San Paolo. No? Quello che esce dalla bocca della lampadina, potremmo dire che è luce. Potremmo dire che è fotoni e onde luminose. Ora lasciamo perdere i dettagli della fisica. Tuttavia, qual è la prima cosa che è attraversata dalla luce? È il vetro della lampadina. Vero? Quindi prima che la luce possa illuminare un muro, un amico, una sedia, un cane, illumina prima di tutto il vetro della lampadina, che sapete serve a creare una vacuità, un vuoto, e a far durare il filamento che non brucia aria più tempo e con più efficienza. Se ricorderete la lezione che praticamente nessuno ha seguito sul corpo nero, ok, dove ho visto Ball, ok, eravamo in tre, ok, a seguirlo. Ricorderete questo, non vi preoccupate, non lo ripeto, perché se l'ho visto già qualcuno, ok. Comunque potrete cercare sul corpo nero delle cose e comprendere anche queste cose molto interessanti, ma ora mi interessa che tu abbia questa immagine semplice, semplicissima, perché è la semplicità che ti sveglia, e cioè la luce che emana una lampadina investe per prima la lampadina stessa e poi ciò che è intorno alla lampadina. E così è per ognuno di noi. Ciò che emaniamo, ciò che le nostre bocche emanano, e vi ricordo che abbiamo più corpi e più bocche, ok? Investono per primi noi stessi, cioè la nostra scocca, il vetro intorno a noi. Tra me e te c'è la tua aurea, ma c'è da me a te la mia aura come prima cosa, il vetro intorno a me. Quindi ciò che io emano, la prima cosa che attraversa è la mia aurea e la influenzerà,
vi darà quelle vibrazioni. Ok, come dicevo l'altra volta nella lezione nella scuola marziale, se io sparo a qualcuno posso colpirlo oppure no, ma c'è sempre un vetro in mezzo e il vetro risomperà sempre. Quindi quando io sparo una critica, una polemica, un giudizio, posso ferire o no qualcun altro, ma sicuramente frangerò il vetro tra me e quella persona per sparargli. E quel vetro è una parte di me, quindi danneggio sicuramente me, forse non l'altro, ma sicuramente danneggio me. Un esempio già fatto che però vi aiuta a intuire. La lampadina può illuminare qualcosa intorno a sé senza illuminare il vetro? No, no. Ci siete? Può illuminare? Okay. La risposta era no. Per favore, non siate vestiti su una sedia. Siate accesi, come la lampadina, che non a caso disegniamo sulle teste, Walt Disney disegnava sulle teste, no? Quando ci illuminiamo di un'intuizione. Ok? Bene, torniamo ai corpi sottili. Il corpo astrale, che dalla bocca tira fuori emozioni e sentimenti, dalla bocca simbolicamente parlando, lo emana con la vostra aurea, di cui non sto a riparlare perché ne abbiamo già parlato, e quindi mi piace fare degli incontri graduali, ok? Ciò che io emano influenza prima di tutto me stesso e tocca me stesso. Quindi, quando Gesù ci dice che è ciò che esce da noi che ci rende impuri, è perché la lampadina, diciamo così, se emana una luce impura, la prima cosa che sporcherà è il suo vetro. Ok? Ed ecco perché quando io anche non parlo con nessuno male di qualcuno, ma sto emanando, io sto già danneggiando me stesso. Forse sto danneggiando anche quel qualcuno, ma se quel qualcuno ha un certo grado di consapevolezza non sarà sfiorato dalla mia fanghiglia, ma io sì. È forse questo uno dei sensi esoterici dell'insegnamento, non fare agli altri quello che non vorreste sia fatto a te. Ce lo stiamo chiedendo, perché le domande sono più importanti delle risposte. Guardate questa immagine, un'immagine classica dell'Oriente, loto. Prima di parlarne, vorrei introdurvi questa prima pratica molto potente che anche quando ero molto giovane, quasi ragazzino, mi dava Fabio Romano, ed era essere trasparente. Che cosa vuol dire? Per favore cercate di intuire quello che stiamo dicendo. Vuol dire che quello che entra nella mia bocca mi influenza, è come se io non sono a un grado elevato, come abbiamo visto per esempio Gautama e il Buddha. Ok? Il Vangelo, ricorderete che quando vengono a prendere Gesù, Pietro, che comunque è un grande iniziato, salta su e stacca un orecchio al centurione. Quindi quello che entra in me mi influenza, è come se non sono a un certo grado di iniziazione. Allora ci sono delle pratiche che stasera vi offriamo come pratiche meditative per fare dei click, per ricevere delle illuminazioni, per nutrire la relazione da cui tutte le relazioni dipendono, per realizzare la divinità in noi. Ed una di queste, vi consiglio di segnarvela o comunque di scrivervela dentro, è essere trasparenti. Lo ripeto, essere trasparenti. È una pratica molto semplice e consiste, può aiutarmi a entrare in uno stato, diciamo, di distacco. Quando mi trovo in una situazione di disagio in cui qualcuno ce l'ha con me o c'è agitazione intorno a me, io mi immagino, faccio solo un gioco mentale, ma le forme pensiero sono importanti, agiscono, io mi immagino trasparente e immagino l'agitazione che è nell'ambiente in cui sto, o le male parole, i giudizi, le critiche, le invidie, qualsiasi cosa, attraversarmi come non mi trovassero, come io fossi un vetro, un cristallo e non un sasso, trasparente. Ovviamente non basta immaginarlo per attuarlo, però immaginarlo aiuta. Ok? Che cosa fa un iniziato? Un iniziato fa quello che fa il fiore di loto, e non a caso in Oriente è così usato nei simboli. Trasforma, uso questo linguaggio, l'energia di basso livello per far fiorire qualcosa di alto livello. Sapete che
Il fiore di loto è un simbolo, no? Si nutre di fango, di letame, fiorendo. Bene, un iniziato fa fiorire non solo il proprio letame, scusate la male parola, ma anche il letame altrui, anche le critiche, le maldicenze. In realtà tutto questo, sembra assurdo quello che dico, senza che lui voglia fare nulla, il campo di presenza che è intorno a sé lo trasforma, trasforma queste energie che arrivano contro di lui come qualcosa che invece sono per lui. In Occidente parlerei di grazia o discesa dello Spirito Santo. In Oriente parlerei di alchimia o illuminazione. In entrambi i casi nessun fiore di loto si nutre di fiori di loto. Cioè, voi non concimate i fiori di loto dandogli fiori di loto. Voi concimate i fiori di loto dandogli letame e fango. Però, su altri piani, voi vorreste nutrirvi soltanto di cose belle, di cose positive, di cose carine, e non vi accorgete che avete bisogno di fango, perché sennò non fiorite. È forse questa la compassione che permette a un essere elevatissimo come il Buddha di accogliere uno sputo, senza saltare su, tu non sai chi sono io, ok? È forse questa la compassione che ha permesso ai grandi iniziati di sopportare cose atroci, mentre noi da fuori pensavamo che le sopportavano, in realtà le stavano trasmutando, non sopportando. Guardate quest'altra immagine, guardatela attentamente per favore. Frutteto. Ah, ce l'hai messo. Bene. Che cosa fa un frutteto, un albero da frutta? Un albero da frutta è un alchimista, perché trasforma il concime, il letame, in frutti e fiori per deliziare le persone. Quindi le persone danno cacca. Scusate le parole, ma servono. Le persone danno cacca, letame, e ricevono fiori profumati e frutti squisiti. Ecco perché in alcune tradizioni l'albero è simbolo dell'iniziato. È per questo motivo. Te lo puoi pure tatuare, come già dico, l'albero da lavata, però devi intuire il senso profondo che c'è dentro. Capisci? Quindi, se tu dai un albero come nutrimento soltanto delle arance, non otterrai delle arance. Questo che cosa vuol dire, vedete? Vuol dire che un iniziato accoglie la malevolenza misteriosamente, perché sa che è già il frutto che diventerà. Un iniziato è diverso dalle persone comuni che vorrebbero tutte rose e fiori, senza spine. Vorrebbero solo cose carine. Perché in quelle carinerie non fruttifica. Inoltre, in quelle carinerie non offre un servizio al mondo in cui trasmuta la bassa energia a livello di coscienza globale. Scusate se faccio questo paragone che vi sembra orrendo. L'iniziato è come una cozza. Una cozza filtra l'acqua di mare, ma non la filtra solo per se stessa. La filtra anche per gli altri esseri che vivono in mare. Le alghe, la posidonia, ossigena il mare, ma non ossigena il mare solo per la propria famiglia di alghe, ma anche per i pesci, per tutti gli esseri che vivono in acqua. Bene, scusate se vi sembrerà assurdo, qualcuno arricciare il naso e dirà, ma che c'è sta di Pier Giorgio? Che un iniziato è come una cozza. Una cozza è l'amica di mia sorella. Non un iniziato, e invece no. Invece un iniziato è proprio così, filtra la coscienza globale, la filtra, per rimettere nella globalità qualcosa di elevato, silenziosamente. Non lo dice, non fa show, non mette i cartelli, non c'ha neanche il diploma da cozza.
lo emana silenziosamente. Vedete? E questo aiuta il mondo a trasmutare. Persone che siano arrivate al punto in cui ciò che entra in loro non li renda più impuri. Pensate che insegnamento elevatissimo, 2000 anni fa. Gesù ha rappresentato la summa di tutti gli insegnamenti, di tutte le tradizioni, in parole semplicissime, semplicissime per modo di dire, perché sono straordinariamente complesse e profonde, ma noi le dobbiamo riscoprire. Quindi se io non so essere trasparente, se io non so generare un campo di presenza quando sono offeso, attaccato, io non sto trasmutando quell'energia che mi viene contro in qualcosa che va a vantaggio e offre in alto i frutti a tutti. Se gli iniziati l'hanno saputo fare su alti livelli, con una lancia che bucava il costato, con dei chiodi che bucavano le mani e i piedi, con delle offese, questo è il re dei giudei, e questo è il vostro maestro, è un cretino, no? Delle offese pesantissime, dov'è la potenza che ha? Guardate come è ridotto, no? Eppure lui era lì. Scusate, forse vi sembrò troppo sentimentale, ma è bellissimo vederlo. Tu lo puoi iniziare a fare con dei piccoli chiodini, con degli aghetti d'agopuntura, se non con degli odoni. E puoi iniziarlo a fare con le pratiche che vi stiamo offrendo, con delle offese che ti vengono offerte, silenziosamente. Trasmutarle. Come? La prima cosa da capire è che non sei tu a trasmutare, ma è il campo di presenza che emana da te. Allora offese, parole non dette. Io ho delle persone che spariscono e poi dietro parlano male, no? Ho delle persone, sai, mi ha detto che a me non hanno detto niente questo. Oppure qualcuno che dice, ah, vado via per un motivo e poi va via per tutt'altro motivo, no? Io le vedo queste cose, ma anche voi le vedete, voi ce le avete nella vostra vita queste cose. Nel vostro, non nel mio. La vita vi sta mettendo alla prova e sta dicendo, potete trasmutare questo. Potete trasformare questo anziché in fare botta e risposta come Mario Brega. L'avete visto, no? Invece accettare quello sputo. Scusate se torno alla storia del Buddha. Questa persona che sputa il Buddha, l'indomani torna e gli chiede di diventare suo allievo. Che cosa ha compiuto questo miracolo? Non il Buddha, o se volete il Buddha, ma non Siddhartha. E non era il volere del Siddhartha che dice ora mi concentro, domani torna, no. Ma è la presenza straordinariamente profumata e fiorita del Buddha. Lo fa lei, non lo fa Siddhartha, la persona seduta, ma lo fa il campo di presenza, la buddhità per lui. È questo che è inteso nel Vangelo come colui che nutre il rapporto, che nutre tutti gli altri rapporti, è in uno stato in cui qualcosa fa per lui, qualcosa fa per lei. Non deve più lui preoccuparsi perché tutto verrà come conseguenza. E non è questa la vera ricchezza. Quindi la prima pratica è la trasparenza. La trasparenza è un gioco col quale in momenti difficili puoi giocare. Non è che basta che tu ti visualizzi trasparente e ormai sei un Buddha. Non è così facile. Però può aiutare a realizzare uno stato di maggior distacco dalle cose. Quindi quando senti qualcuno parlare male di te o quando qualcun altro ti dice non reagire, lascia che la presenza agisca. Non essere tu. Un'altra cosa che aiuta, questo viene dal Corso in Miracoli, nessuno ce l'ha mai con me, qualcuno ce l'ha solo con l'idea che ha di me. Se lo sentite, sparite. C'è ancora qualcuno? Se lo sentite, sparite, perché capite che la gente non vi accusa mai, non vi attacca mai, attacca solo l'idea che ha di voi, non voi. Questo genera una sorta di imperturbabilità pacifica, in cui non avete bisogno di difendervi, non ne avete bisogno, semplicemente non c'è più un attacco, l'attacco non è contro voi, non è contro voi, è contro l'idea che hanno di voi, non siete attaccati voi. Questo è un altro modo di divenire trasparenti. Quindi stiamo vedendo due cose. La prima, un semplice gioco, divenire trasparente. La seconda è comprendere che quando qualcosa ce l'ha anche su con me, non ce l'ha con me, ma con l'idea che ha di me, che non sono io.
Questo genera compassione e accoglienza. Guardate questa immagine, guardatela attentamente. Allora vi prego di notare che abbiamo a che fare con la prima parte della prima frase delle parole di Gesù. Ok? E cioè quello che entra nelle mie bocche, nelle bocche dei miei corpi sottili, potrebbe non influenzarmi, non rendermi impuro. Ok? Stiamo leggendo da un punto di vista esoterico, una conoscenza che riscopriremo di verità antiche un po' dimenticate o anche manipolate a volte, o superficializzate, come in alcune correnti New Age. Guardate questa slide. Trasformare impurità in luce. È molto difficile che voi sappiate farlo. Di fatto non dovete saperlo fare voi, ma è anche molto difficile che accada attraverso voi. Eppure è possibile. E forse nello spirito del Natale è anche bello parlare di cose così elevate. E non soltanto se ti piace con canditi o senza canditi. Ok? Che veramente ha reso una festa profonda e spirituale una banalità, un'idiozia. Un iniziato va oltre, non critica, ma lo vede. Quindi vedetelo, sorridete e per favore andate oltre. Ridate una vibrazione spirituale a quest'epoca così potente dell'anno. Stiamo parlando di una cosa elevatissima, ma con semplicità, con un linguaggio attuale, e senza volervi convincere, del fatto che un campo di presenza elevato può trasformare le impurità in luce, può trasformare le offese, la mala parola, il giudizio, tutto quanto può esservi scagliato contro nella vita, o anche una piccola parte, senza esagerare, senza iniziare dalle cose grandi, in luce, in illuminazione, in compassione, ed è meraviglioso. Perché abbiamo visto che un frutteto dà i frutti, i fiori, grazie al fatto che viene nutrito di letame e di fango. E non viene nutrito con i frutti. Ok? Si potrebbe parlare di più, ma ora vorrei lasciare un po' un discorso ampio e semplice. Leggiamo profondamente questo. Essendo trasparenti e dicendosi, questo aiuta, è una pratica che aiuta, vi viene offerta gratuitamente, non prendetela sotto mano. Forse se vi chiedessero 1.000 euro per ogni tecnica, le prendereste un po' con più importanza. Ma ricordate che vi viene offerta gratuitamente, perché crediamo che se anche in piccola parte saprete applicare queste tecniche un tempo segrete, queste pratiche un tempo per pochi iniziati, voi sarete cambiatori del mondo e tutti ne guadagneremo. Ok? Quindi crediamo importante offrirvele, sapendo che potreste fraintenderle e prendere sotto gamba perché non pagate. Ma pensiamo che se anche poche persone ne intuiscano la grandezza e soprattutto ne iniziano a praticare, queste poche persone genereranno un grande cambiamento che farà bene a tutti. E in questo senso vi vengono offerte. Quindi per favore metteteci attenzione e cuore, mente e cuore. Guardatele attentamente, cercate di intuirle, non solo capirle. Queste offese non sono veramente rivolte a me, ma all'idea che hanno di me. E guardate questa frase del Vangelo, che strana. Sembrerebbe un po' da sadico. Una volta una persona, una psicoterapeuta, mi ha detto: Gesù a volte gli piaceva soffrire, non è così, è che forse non hai compreso. Ecco, mi piace parlare di queste frasi e cercare di capirle meglio. Beati voi quando vi insulteranno. Io alzo la mano, no, questo è corpo di dolore. No, cioè sì, ma non quello che insegna Gesù, è nel caso tuo. Ma non ti offendere, ma quello che offre un avatar non è questo. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. È possibile che per causa mia non voglia dire un credo cristiano, che noi amiamo e rispettiamo, ma piuttosto per la coscienza cristica in ognuno di noi, di cui Gesù rappresenta un'incarnazione dentro un umano, che è il Christos, no? E che quindi per causa di una coscienza di livello più superiore, lo stato di coscienza più elevato, chi vi offenderà,
chi vi attaccherà, beati voi. E noi come lo intendiamo? Perché qua mi trattano male, una manciata di anni, poi muoio e per l'eternità sto bene. E quindi, beato me, ok? Ho sofferto per una manciata di anni e poi per l'eternità mi sono guadagnato il paradiso. Ho vinto. Quale banca fa questo? Sono super interessi. E se fosse un'altra cosa? E se fosse, come dice il grande Omra, di cui vi invito a leggere e rileggere gli insegnamenti? Io da ragazzo ero un po' forzato e oggi lo ringrazio, andare nei boschi a leggere questi libri con tutta l'attenzione, perché poi venivo interrogato. Ero molto giovane. E ringrazio oggi quello che all'epoca maledivo. Ok? Quindi questo grande maestro che è abitato in un corpo chiamato Fabio mi mandava nei boschi da solo, anche qualche giorno, a leggere Omra, Yogananda e quello che dicevano del Vangelo. E poi mi diceva: che cosa vuole dire secondo te questo? Cose che nel libro non c'erano scritte. E io regolarmente non ho capito niente. Ecco perché oggi rispetto chi non capisce niente. Voglio proprio bene. Perché so quello che vuol dire. A volte non capire niente sta già aprendo la porta a intuire di più. Ok? Allora, può voler dire anche che qui, quando ci insultano, ci perseguitano e mentendo dicono cose non vere, stiamo nutrendo il fuoco sacro interiore grazie a queste offese? Che non vuol dire mandarmela a cercare, attenzione. O non vuol dire cercare qualcuno che me parla male. Ok? Come spesso è successo che abbiamo messo nel calendario dei santi perché si sono frustati e si sono uccisi da soli. No, che erano malati. Non ha niente a che fare con San Francesco. Ok? Così è la stessa cosa. Non vuol dire che io vado, ti prego, trattami male, così cresco. Per favore, mettete buon senso, perché queste cose non possono essere dette a persone troppo immature, non vengono capite. Ma se voi siete un po' maturi, potete forse intuirle. Intuire i frammenti di un insegnamento sconosciuto, come direbbe Ouspensky di Gurdjieff, e che Gesù ha riportato alla coscienza collettiva 2000 anni fa, e che forse oggi è tempo di riscoprirle con una nuova energia. Allora tutto ciò che è contro di me mi rende beato. Non perché la gente mi ha ucciso e la gente mi ricorda sul calendario. San Pier Giorgio da Olgiata. Non credo ci sia. Concorro, vediamo se vinco, ma non lo so. Ma a parte gli scherzi, è perché tutto quello che è contro di me, un campo di presenza che genera da me, lo trasforma, aumentando il campo di presenza, non sminuendolo. Cioè la presenza viene rinforzata, come l'albero viene rinforzato mettendogli della cacca, o del letame, o del fango. Invece appena ti arriva un po' di fango, scatti su e generi un mare de, ma non lo dico. Ok? Quindi un iniziato è uno che prende degli schizzi di fango e li trasforma in fiori e in frutti. Invece una coscienza comune è uno che prende degli schizzetti di fango e lo trasforma in un mare de. Come Mario Brega simpaticamente, perché imparare ridendo è molto bello e ci alleggerisce. Ma è molto vero quello che abbiamo visto nel film e che Jack ha selezionato in modo magnifico. Guardate quest'altra immagine, per favore. Allora, abbiamo visto questo. Influenze e correnti invisibili nutrono i corpi sottili. Cibo solido, grazie Rack, nutre il corpo fisico. Questa è una cosa che già abbiamo visto, no? Grazie. Il cibo solido nutre il corpo fisico. Le influenze, le correnti invisibili nutrono i corpi sottili. Tutte bocche sono. Sono tutte bocche che possono mangiare o possono emettere, come la bocca fisica può mettere delle parole. Così il corpo astrale, il corpo mentale e i vari corpi sottili, lo vedremo più nel dettaglio, possono sia nutrirsi che emettere. Quindi Gesù pone l'enfasi sul fatto che primo ciò che entra non deve perturbarmi così tanto, non deve rendermi così impuro. E allora un campo di presenza trasforma le offese, il giudizio, anche delle cose non terribili, no? Come una lancia nel costato, in presenza e una fiamma d'amore, un fuoco d'amore, come dicono i mistici cristiani, no? Ma anche i corpi sottili si nutrono di influenze e correnti invisibili
che se io non so in qualche modo accogliere, e non ne sono consapevole, mi influenzano sicuramente, anche quando io non so di riceverle. E poi lo step successivo, e cioè che una persona che inizia ad avere un po' di presenza non deve essere quella di un Buddha, può essere già la tua se pratichi i semplici esercizi che per esempio ti abbiamo offerto, o anche altri, non vogliamo dire che i nostri sono meglio, vogliamo dire soltanto che il meglio viene quando pratichi, e non quando sai, ma quando sei, il che la pratica ti porta a essere, non a sapere. Che un campo di presenza trasforma tutte le influenze negative in maggiore presenza, che tu offri agli altri come un albero di frutta trasforma il letame in fiori profumati e in frutti nutrienti per tutti, e non solo per l'albero stesso. Ci sei? Ho sentito solo un sì, gli altri mi preoccupano. Vi tengo gli ultimi 10 minuti, è tardi, so che siete stanchi, e veramente non me la voglio tirare, ma so che c'è anche grande densità in quello che vi viene offerto. Quindi se anche si fa troppo è pesante, può schiacciarci dentro. Forse quello che vi diciamo vi suonerà quasi banale. Ed è più di una vita, da molto tempo, che le signorine si riempono di cuoricini. Hanno i cuoricini, hanno gli orecchini a forma di cuoricino, hanno tutti i cuoricini, no? Ed è molto bello. E mi colpisce che forse non sappiamo, e dobbiamo riscoprirlo, che nella lingua italiana attuale la parola più vicina al grande trasmutatore è cuore. Cuore inteso non come muscolo cardiaco, ma la trasmutazione, diciamo così, dell'attacco, il giudizio, la critica, le male parole, tutte le cose bellissime, bellissime nel senso detto, che abbiamo letto nel Vangelo, sono trasmutate dal cuore. È possibile che noi abbiamo frainteso questo? Baci baci, la faccina smiley face che manda il cuoricino, che anche è carino, ma che dobbiamo riscoprire il senso del cuore come grande trasmutatore. Quindi la persona, l'iniziato, colui che sta sul cammino dell'iniziazione, che inizia ad aprire veramente il cuore, inizia ad avere un campo intorno a lui che trasmuta la pesantezza in leggerezza, la critica in accoglienza profonda. È possibile che questa apertura di cuore sia una cosa che accade nutrendo i corpi sottili? Cioè, se io ho un corpo fisico e non lo nutro, muore. Ma anche i corpi sottili, se non vengono nutriti, muoiono, si atrofizzano. E i corpi più elevati si nutrono di pace, di silenzio, di vedere la bellezza silenziosamente in un tramonto, di ascoltare una musica profondamente armonica, come può per esempio essere della musica classica o della musica che vi ispira e vi dona profonde sensazioni armoniche in pancia, no? Oppure mi nutro di concetti elevati, non me la voglio tirare, alcuni dei quali vi sono offerti stasera, e quelli sono i corpi mentali, no? Che vedono, intuiscono delle cose, dei concetti elevati, non le solite stupidaggini che purtroppo la TV, internet, spessissimo ci dà come cibo spazzatura, intendendo per cibo spazzatura il cibo dei corpi sottili, emozioni di basso livello, concetti piuttosto superficiali e stupidi, se non addirittura che portano al giudizio, alla critica, senza che noi ce ne accorgiamo, eccetera. Ok? Quindi, guardate anche quest'altra immagine. Il combattimento e l'opposizione, di cui così spesso parliamo, sono emanazioni basse. Guardate quest'altra. Bellissima, eh? Il cuore non combatte e non si oppone, il cuore ama. Vedete, se è il cuore che possiamo pensare come inizio di un amore, non dico incondizionato in noi, ma meno condizionato in noi, quando questo amore di livello maturo inizia un po' a irradiarsi da noi, alcuni direbbero dal chakra del cuore, ed è vero, ma state attenti perché su sti chakra vi fanno di tutto, alla fine voi non dovete fare niente, ok? Quindi si potrebbe dire il chakra del cuore, ma a volte non ne parlo perché c'è stato, scusate il termine, veramente uno sputtanare queste verità.
e è diventata cosa banale, sono tutti esperti, hanno tutti i chakra aperti, no? E questo è terribile. Bene, invece il cuore profondamente, quando inizia un po' ad aprirsi, un po', quando inizia a dare un amore un po' meno condizionato, e non l'amore di un Buddha o di un Cristo, che sono esempi, ma dobbiamo anche rimanere umili, no? Cioè, a volte la gente dice, ma il Cristo ma che livello di coscienza sei, yao? Gli ultimi 3 giorni come li hai vissuti? Mi piace dire che le chiacchiere stanno a zero, cioè siate umili, ok? Ci manca un po' di umiltà quando dico, ma posso vivere come viveva il Cristo, ok? Siate umili. Con quella umiltà vi prego di considerare questo. L'ego si oppone, e cioè a livello di bocche dei corpi sottili, vuol dire quando io sono criticato, critico. Quando qualcuno parla male di me, io parlo male di quel qualcuno. Quando qualcuno dice che io dico no, non è così, è come dico io. Invece il cuore ama. Ed è ovviamente questa la radice del ama i tuoi nemici. Cosa che tu non puoi fare. Non è un'offesa. Perché occorre una grande maturità veramente. Non è baci baci. E quindi il fatto che tu non puoi farlo, vedendolo, ti aiuta a iniziarlo a fare. Perché il vederlo è grandissimo. Il vedere che io non posso farlo mi aiuta a iniziare ad attuarlo. Cioè, l'ego fa botta e risposta, o come si direbbe nell'Antico Testamento, occhio per occhio, dente per dente. Tu dici che è così? No, no, io dico che è così. Scendo sul tuo piano e sul tuo piano combatto contro di te. Il cuore non combatte, il cuore ama. Cioè, in quell'amore vuol dire che accoglie anche la malevolenza. Primo, come direbbe Yogananda, vede se vi è qualcosa di vero, con intelligenza. Secondo, come fossi trasparente, lo lascia andare se con lui vi è qualcosa di vero. Non ci si avvelena. Perché se io mangio del veleno, e non sono lo yogi di cui abbiamo detto prima, Adolf Huxley, mi avveleno. Così se io mi avveleno perché qualcuno dice, mi ha fatto un'ingiustizia, non vi dovete offendere. Tantissima gente qui presente, non nella sala ma nel mondo, oggi, è intossicata da qualcosa che gli è successo anni fa e che non lascia andare. È molto semplice, vuol dire che il cuore è chiuso. È molto semplice. Io uso un linguaggio quasi banale, no? Vuol dire che il cuore è al livello in cui non sta amando, ma sta ancora nel piano più basso dell'ego, userei un linguaggio di chakra più bassi, in cui io combatto contro quello che da anni fa il mio ex marito, e poi ti ammali, e poi stai male. C'hai sempre ragione, ma stai male. Sei malato, non c'è energia. Ricordate le parole del Corso in Miracoli? Vuoi aver ragione o vuoi essere in pace? Questa è una cosa molto forte, non abbiamo parlato. Ebbene, quando inizi a intuire queste cose, inizia la mia coscienza a salire a livello di cuore. Cuore come detto. Cioè io non mi oppongo. È questo un simbolo? Secondo me lo è, ma ce lo stiamo chiedendo, del fatto che di nuovo il maestro dei maestri che festeggiamo viene frustato, torturato, gli vengono dette tutte le cose peggiori, se tu sei il figlio di Dio salva te stesso, no? Ricorderete, no? Guardate come è ridotto quello che pensava di essere un maestro, guardatelo, nudo come un sorcio, scusate se lo dico, sulla croce, sanguinolento, distrutto, guardate come è ridotto, ed è questo il vostro re? Eppure che grandezza c'è nel non reagire. Ricordate le parole del Vangelo, dice, se io l'avessi chiamato il Padre avrebbe mandato schiere di angeli celesti, e non lo sta di, Gesù, potrebbe essere vero, ok? Però rimane lì, perché non è a livello de mo te faccio vedere io. Allora scusate se lo dico così, è possibile che questo sia uno dei sensi di prendere una coscienza collettiva rabbiosa, vendicativa e di basso livello, e che pochi esseri, tra cui il Christos, abbiano aiutato ad elevarla a livello globale, non reagendo ed essendo quello che noi chiamiamo l'agnello, ma che abbiamo frainteso e se lo mangiamo, o de carne o de zucchero.
pensando che mangiando ci darà i suoi poteri cosmici. E che invece l'agnello è un simbolo molto più elevato per pochi che possono capirlo, e che quindi il cristianesimo è ancora in mano di pochissimi, le verità del cristianesimo, e non dei cristiani, ma dei pochi iniziati che capiscono le verità del Cristo, gli insegnamenti del Cristo. Beh, secondo me quelli sono i cristiani. Non vi offendete, non vi dovete offendere, siete cristiani perché avete fatto la cresima. Non è così, pochissimi sono i cristiani, cioè le persone che raggiungono una fusione col divino grazie agli insegnamenti del Cristo. Questo è un cristiano. Vedete, forse non sarete d'accordo, non fa niente, ma secondo me è proprio così. E nella nuova coscienza emergente potrai essere sia cristiano che buddista. Cioè potrai usare degli insegnamenti magnifici del Cristo e usare degli insegnamenti magnifici del Buddha, senza aver bisogno di dire di chi sei tu, di quale squadra tifi, ha vinto Buddha, ha vinto Gesù, ma usando degli insegnamenti per andare oltre te stesso, no? Io una volta feci un sogno quando ero ragazzo. Andai a una conferenza dove vidi una cosa orrenda. C'era un sacerdote e un monaco buddista, e se iniziavano, non è che menavano, però il Vangelo dice, i sutra del Buddha, e poi c'era quel ognuno, cioè, c'era la partita, no? Buddha contro Gesù, no? Cosa che non è affatto vera. E rimasi colpito perché c'era il sacerdote e il buddista e si sentiva un po' di tensione tra loro a vedere chi era più bravo. Andai a casa un po' amareggiato e andai a dormire e feci un sogno in cui vidi Gesù e Buddha che si danno la mano. E una voce mi disse, lascia stare. Non è così come visto. E mi ricordo bene questo sogno in cui c'era il Buddha e Gesù mano nella mano con un sole dietro meraviglioso, no? Mi ricordo solo queste immagini. Mi svegliai in una profonda pace. Quella non c'entra niente col Buddha e Gesù. Così nella nuova coscienza emergente tutto questo non sarà importante. Sarà importante il fatto che io sono cristiano perché con gli insegnamenti del Cristo vado oltre me stesso e nutro la relazione che nutre tutte le relazioni. Molto semplice e magnificamente liberatorio, se lo vedete, no? Allora, ultima cosa, torno al cuore. È possibile che il cuore inizia, diciamo, a espandersi, a allargarsi, a emanare pace, amore incondizionato, quando io inizio a non oppormi alle critiche che ricevo e ad essere, cioè, guardate che lo dico così, so che posso essere fraintese e che tanti mi daranno contro, però lo devo comunque dire, un agnello sacrificale, che non è un deboluccio, non è uno sfigatello, non è uno che non c'ha le palle, capite? Ma è qualcosa di immensamente oltre. E c'è qualcosa che a livello globale, cosmico, nella coscienza collettiva, trasmuta la bassezza, non reagendovi, essendo trasparente alla bassezza, e lo emana su tutto e su tutti, e non se lo tiene per sé. Chi è pronto per questo? Vedete, voi pensate che non sarete pronti se non tra 18,2 vite, no? Invece già vedendolo, per questo ve ne parliamo, già vedendolo potreste fare dei click in cui voi iniziate a funzionare così. E forse è anche uno dei motivi per i quali siete qui, perché tanti si incarnano per avere un karma pesante da alleggerire, ma ci sono degli esseri che si incarnano già in questa incarnazione per venire a dare una mano. Non hanno più tanta pesantezza, sono leggeri, sono talmente leggeri che ora possono dedicarsi a alleggerire gli altri, non sono qui per alleggerire se stessi. Già è passata quella fase e alcuni di voi sono già in quella fase che io chiamo maestro. Semplice, non c'avete il diploma da maestro, lo siete e basta, a prescindere se vi ascolta qualcuno o no, lo siete e basta, perché trasmutate senza che gli altri se ne accorgano la bassezza in altezza, l'ombra in luce, le accuse anche non rivolte in voi in benedizioni, in fioritura, in frutti che nutrono tutti. E quali sono i simboli delle palle di Natale che mettete sull'albero? Se non dei frutti luminosi che nutrono l'anima. Ogni anno mettete delle palle di Natale sull'albero, queste palle, due palle, no? In realtà può essere un simbolo di frutti luminosi che l'iniziato dà e offre al mondo. Cioè la fioritura luminosa che offre agli altri. Ed è per quello che addobbiamo gli alberi con luci e frutti luminosi. Non è questo uno dei sensi esoterici dell'albero di Natale? Oppure una sciocchezza che fate ogni anno meccanicamente e poi o riponete, sa, e dopo 12 mesi, sa, riacciando il sa,
tutto qua. E così per qualche Natale poi muori. Tutto qua. Non ti offendere, perché è vero quello che ti si vuole dire, non ti si vuole scuotere. Se fosse un senso di dare dei frutti luminosi agli altri, se fosse questo il senso di quelle palle belle, luminose, dei frutti di luce che offrite agli altri, ebbene questi frutti cresceranno grazie al fatto che non reagite più, che iniziate a stare in uno stato in cui c'è una grande potenza che non è la vostra, non è quella che voi volete, non vi esercitate per averla, è immensamente più grande del vostro volere, no? Guardate questa immagine. L'amore e l'accettazione generano invece emanazioni elevate, no? E se fosse questo uno dei sensi dell'amore di cui ci parla Gesù, no? E se fosse questo uno degli aspetti più potenti e profondi dell'essere un agnello sacrificale, che è per pochi esseri elevatissimi, non per degli sfigati deboli. Vorrei ricordarvi che certe cose agiscono in noi senza che dobbiamo fare qualcosa in particolare, ma semplicemente vedendole, facendo dei click, e allora iniziano a funzionare in noi senza che noi lo vogliamo o facciamo qualcosa in particolare, proprio come il battito del cuore che va un po' da sé, no? Bene, possa il battito del cuore accadere anche su cuori di ottavi più alti, su cuori di corpi più sottili. Grazie di cuore a tutti. Auguri e buon Natale. Grazie. Grazie anche a Jack, Steve, Bodhidharma, Razzati e tutti quanti danno una mano. Arrivederci a tutti, buon Natale.